Ed eccoci arrivati con qualche glitch grafico, ma va bene. Dovuto molto probabilmente alla mod grafica che ho installato. Ehi là. Bene. Dentro c'è qualcosa, ovviamente c'è sempre qualcosa ovunque in ogni dove. Maledetti. No, con la motosega. Maledetto. Che colpo. Questi mi ricordano un casino i com'è che si chiamavano? Gli ogre di Quakeuno. Gli ogre o gli orchi. Facevano più o meno lo stesso rumore. Maledetti zombie. Ora se io attivo questo, cosa succede? Si apre tutto. Ok. Ehi, hey, ciao. Questo m'ha seccato per bene. Ok. Contro questi ci vuole qualche attacco più potente. Benissimo. Ehi là. Ho bisogno della tua vita. Molte grazie. Got it. Ok. Maledetti. Proseguiamo, vediamo un pochino. C'è un altro di quei tipi. Qua c'è parecchio di questa gente, questi tizi grossi. Calma. Fare anche molta. Allora qua sicuramente, ragazzi. Qua forse servirà veramente il colpo caricato. Ok. Allora,
Li avrò fatti fuori tutti? Dubito fortemente di ciò. Di qua non si va. Là c'è un tipo. Muori. Direi che la strada da percorrere. Ah, c'è un altro di quei pulsanti. Cosa apre questo pulsante? Io non ho ancora capito che cosa fanno questi pulsanti. Ok. Ma sicuramente verremo bersagliati malamente. Se salgo qua? No, direi di no. Direi proprio di no. Ho sentito un tipo con la motosega. Eccoti. Malefico. Va bene, saltiamo qua sopra. Cerchiamo di beccarlo a distanza. Maledetto. E muori. Allora, qua dall'alto dovrei forse riuscire ad avere una visione più generalizzata della situazione. Ci posso? Sì, posso. Bene. Ovviamente questo barile non lo devo distruggere. Perché? Perché ci devo salire sopra. E ci devo salire sopra per salire sopra quella gabbia. È abbastanza evidente la cosa. Ovviamente. Ovviamente. Che io salgo lì sopra se in realtà non serve assolutamente a niente. Maledette sezioni platform di questo gioco. Perché maledizione? Perché? Perché invece di saltare bene cado? Come un povero idiota. Ah, la fretta. Ce l'avevo fatta la prima volta, ce la devo rifare, ragazzi. Sarà un modo più semplice per fare tutto ciò. Dai. Ma maledizione, maledizione. A parte che mi posso aggrappare a queste corde. Il problema è che questo
questo coso è abbastanza veloce, secondo me. Infatti è troppo veloce. Allora, ce l'avevo quasi fatta, ragazzi. Di lì non ci sono ancora andato. Ma prima di andare di lì devo assolutamente riuscire. A parte che... mi sta venendo un mezzo dubbio. Se io riuscissi a fare un solo salto. Uno. Dai, ebbene sì. Però no, in pratica devo saltare su sta gabbia. Sarebbe tutto molto più semplice. Ma devo riuscirci. Potrei sparare anche un po'. Dai. Sì, ce l'ho fatta. Fantastico. E di là ovviamente ci sarà un vita. Mi aspettavo un cadeau. Invece per fortuna c'è solo vita, che non mi serve assolutamente. E quindi possiamo andarcene? Possiamo andarcene. Molto bene. Postaccio. Già. Eccoci. Ok, Geronimo. Muori anche tu, maledetto. Adesso è il tuo turno. Guardateli lì gli amici. Aia, qua ci resto. Ci resto. Incredibile. Incredibile. Benissimo. Eccolo lassù, il malefico. Malefico. Muori. No, sbagliato. Non conviene cercare di farlo fuori così. Allora, cerchiamo di capire.
sempre le pratiche scalette. Porta chiusa per una volta. Sì. Svariati salti da eseguire. Beh, ovviamente il secondo lo canno. Là c'è un tizio che grugnisce. Calma. Ma quella porta lì per il momento rimane chiusa. Si aprirà da qualche altra parte, presumo. Purtroppo. Quindi per cui non ci resta che tornare indietro. Torniamo indietro. A meno che qua non ci sia qualcosa di nascosto, ma no. Questo l'abbiamo attivato. Io sono arrivato da qua. Voglio mettere. Sono arrivato da qua. Prendiamo il button. Sopra c'era una una di quelle sorte di funicolare, questa qua, chiamiamolo così, che era l'unico posto che di cadò. E poi ovviamente qua sotto c'è tanta... tanta lava. Tanta lava, cioè, tanta lava. E qua sotto, a parte che qui dentro c'è secondo me un amico. Maledetto. Qui sotto invece c'è qualcosa, ma dubito di poterlo raggiungere per ora. Io so che se mi butto qui praticamente sono spacciato, però magari fino a qui ci riesco ad arrivare. Ovviamente. Non c'è bisogno che salti. Ok. E lì invece, lì è un problema. Lì non ce la faccio ad arrivare. Lì c'è bisogno di uno dei tatuaggi, essenzialmente. Ok, ho capito. Ho capito. Ok.
Bene. Allora, diamo un attimo un'occhiata per bene. Ok. Vedete che vedere le cose sotto un'altra angolazione aiuta. Cerchiamo di non finire di sotto. E se io adesso arrivo di qua... Questa qua è una delle cose più difficili da notare. Dove riuscire ad aggrapparsi, veramente poco visibile. Va bene. Ah, certo, un segreto. Bene, 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 bene. Ehi là. Ah, vieni qua. Vieni a prendere, malefico. Tanto che non ti posso incenerire col mio batone. Là c'è qualcosa che mi sono perso per caso. Sì, ovviamente sì. Ovviamente. Un cadeau. Ok. Solito metodo. Non era questo che volevo fare, ovviamente. Chi è che si spara? Tanto meno questo. Maledizione. Dannati comandi. Ok. Forza, Mike. Ah, perché ok, va bene. Di qua non ci si può aggrappare. Arrivati a quel punto lì, non ci si aggrappa. Sono troppo in basso e quindi non ci resta che cercare di fare questo salto abbastanza scomodo, ma non impossibile. Ok. E due cado presi. Eccolo lì. Molto bene. Guardate là quanti sono i malefici. Cosa fa quello là? Forza. Devi essere così antipatico, non lo so. Perché non devo riuscire a prendere la vita? Altra cosa che non so. Avanti. Avrei preferito un po' più di vita, ma va bene. Ci accontentiamo. Mannaggia. Dov'è che è tutta sta gente? Avanti. Utilizziamo la nostra chiave dell'ingegnere. Ah, ok. Va bene. E questo, presumo, aprirà questa porta. Infatti. Prima di andare di qua, andiamo di là.
Carica. Sì. In questo gioco la carica non è proprio propriamente una tattica ottimale. Govi e un amico. Maledico. Maledizione. Qua ci resta. Bene. Questa è la porta che secondo me era chiusa dall'altro lato. Proviamo un po' ad aprire. Sì, la pistola sarà il caso di tenerla, però. No. Forse sì, forse è solo un percorso leggermente più lungo. Vediamo un pochino intanto di recuperare quest'anima brava. Ancora niente. Pochissima vita, ragazzi. Scendiamo di qua. Mettendo magari il baton. O baton. E figurati se qui, dietro questi tubi. Vabbè, c'è qualcosa. Dietro questo. Ok. Non c'era proprio niente. C'era un maledetto barile vuoto. E qua. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Tutto torna. Almeno l'asylum ha un senso, ragazzi. Allora, di qua ci devo ancora andare. Qua ci sarà della vita, vero? No. Però questa strada si sta rivelando un po' troppo lunghetta per i miei gusti. Quindi per cui voglio andare a vedere dall'altro lato che cosa troviamo. Ovvero, ma ho fatto un giro solo. Solo fatto un giro. Ho semplicemente fatto il giro. Che giro ho fatto non ho ben capito, ma in ogni caso era semplicemente un giro. Di qua non ci sono andato ancora. Maledizione. Ok. Vediamo di qua allora. Vediamo cosa c'è di qua dentro. Vediamo cosa c'è qui dentro. Questo qua, qua c'è, mi sa, un artefatto. A me quello là sembra proprio un artefatto. Però di qua non riesco.
Il problema è che se io scendo giù di qua, poi non potrò più, non potrò più risalire. Vediamo un po'. Scendiamo, amen. Vediamo un pochino che cosa. Che tattica. Adesso il problema qua sono i due però. Sempre pochissima vita, ragazzi, non so come mai. Forse perché sono scarso. Forza. E qui dentro troveremo. Divaricatore. Il divaricatore abbiamo trovato. Cos'è il divaricatore? Vediamo un pochino. Dubito che si possa trovare qui nella profezia. Qua non c'è. Sacri marchi. Un po', è un po' un qualcosa tipo la chiave dell'ingegnere, un qualcosa che non ha a che fare con Deadside. Qualcosa di artificiale, quindi non lo troviamo nella profezia. Il divaricatore. Che cosa ci sarà da divaricare? Vediamo, lo troveremo probabilmente. Magari in qualche zona qua, nei paraggi. Vediamoci se qua non ci sono. Ah, un po' di vita finalmente. E di qua. Ma abbiamo ben 32 cadò. Abbiamo trovato il divaricatore. Abbiamo esplorato un po' una nuova zona dell'Asylum. Se le usassi tipo qua. No, eh. Non c'è niente da divaricare. Però salire purtroppo. Ah, si posso tornare indietro di qua. Fantastico. Bene, allora direi che mi scelgo un punto dove concludere l'episodio. Questo potrebbe essere un ottimo punto. Con questa bella musica rilassante. Allora, direi che per il momento io mi fermo qua. E nel prossimo video spero di scoprire a che cosa serve questa simpatica arma nota come il divaricatore. Io come al solito mi auguro che la serie vi stia piacendo. E se così fosse, ci rivediamo nel prossimo episodio. Per il momento è tutto e ciao ciao.